anche questo collegato qui funziona. Quindi tutta questa zona qui adesso potremmo tranquillamente coltivarci il grano. Io farei una cosa. Anzi, no, facciamo così. Aspetta, aspetta. Una cosa più precisa, così. Anzi, così. Questa invece no. Qua in mezzo no, perché là in mezzo ci voglio mettere il mulino. Questa strada la colleghiamo qui. Qua che potremmo metterci? Vabbè, dai, mettiamoci le altre due pure qua, non fa niente che. E poi voglio metterci un bel magazzino prodotti. Allora, magazzino frutti, frutticoli potranno qui dopo ogni raccolto. No, non questo qua, ma un granaio grande. Ci metto un bel granaio grande qui. Ci voglio mettere un deposito. Ecco qua. Un paio di carbonare. Ah, giusto due, perché ne abbiamo proprio tanto di carbone, ma proprio a bizzeffe. Magari con una stradina che si collega qui. Perché poi voglio metterci anche una panetteria. Panetteria. Magari la mettiamo così che occupa meno spazio. Perché non mi è andato in questo granaio? Ah, forse perché è ancora in costruzione. Noi lo vediamo costruito, ma in realtà è ancora in costruzione. Allora, la panetteria è. Eccolo qua, è pronto per l'uso. La panetteria, e poi cosa potremmo metterci qui? Oltre la panetteria, un mercato. Ma se ci mettiamo due panetterie, che ne dite? Proviamo. Due panetterie? Io penso che siano troppe due panetterie, però ci proviamo. Con sempre una stradina che ci va vicino. E qua, magari, ci sta un po' di spazio, ci mettiamo un casolare, che sarebbe la casa dove vanno tutti i contadini, i carbonari, i panettieri, dove vanno a dormire, vicino ai bagni pubblici. Insomma, ci sta bene. L'unico problema è che non so se questa equivale come muro o magari potrebbero entrare da qua dentro i nostri amati vichinghi. Allora, l'attacco del drago si sta avvicinando. Io non mi devo dimenticare di attivare tutte queste cose. Io penso forse addestramento militare non serve. Quindi, non serve. Vediamo. Adesso non mi fai fesso, drago. Ho attivato tutto. Ah, eccoti qua. Subito, veloce. Vado alle baliste adesso, subito attive. No, io l'ho appena costruita e qui ancora non c'ho nessuna difesa. Bastardo! Sei un bastardo di drago! Non so, so che non si dice, però. È così. Basta. Non è giusto. Però ogni tanto questa cosa qui non mi funziona perché? Forse perché non ci sono lavoratori all'interno? Secondo me sì. Infatti ci servono i lavoratori. Allora forse quando vanno a fare i militari. Si ferma perché non ci sono abbastanza lavoratori. Però noi come posti letto. Ah no, no, sono usciti altri posti letto. Va bene, pensavo che non ce la facevamo. Però intanto noi qui potremo iniziare a fare la nostra. I vichinghi. Addestramento militare, balestre e tutto. Noi li abbiamo tutti quanti qua. Ah, loro vengono proprio da questo lato. Tre navi. Giusto? Guarda questi, mo si fanno uccidere, guarda, guarda. No, il cannone da qui spara fin lì, che bello. Abbiamo un problema, però loro vogliono entrare da questo lato qui, quindi acceri devono venire subito di corsa qua. Anche voi. Andiamo più lenti e abbiamo bisogno di soldati che difendono questa zona. Veloci, che si stanno prendendo loro e mi stanno uccidendo le persone. Ma voi che state facendo? Uccideteli! Dove vogliono andare questi? Ma hanno incendiato qui sopra, che scemi! Ah, devo trovare un modo per chiudere qui. Se no, altrimenti vengono qua e mi vengono a chiudere. Nel frattempo ci sono le navi. Allora, dobbiamo chiudere questa zona. Basta. Io, come il cretino, la rimango sempre aperta. Buttiamo giù gli alberi e chiudiamo. Anche se io adesso stavo chiudendo qui. Quindi, bene o male. È la stessa cosa. Io prenderei la pietra qua. Saliamo di tanto qui.
Vi farei un altro così. Allora però passano all'esterno, hai capito? Come fanno? Io però potrei fare anche un'altra cosa a questo punto. Loro passano all'esterno, io ci faccio un bel fossato qua, perché loro col fossato si rallentano. E loro mentre passano nel fossato, noi li uccidiamo. Mi vado a chiudere anche questa zona qui. Ho finito la pietra, lo sapevo. Ok, hanno finito. Togliamo tutto, perché sennò altrimenti qua la ruota non gira e i raccolti vanno a male. Vedete, dice che il terreno non è più abbastanza fertile per sostenere la coltivazione. Allora, stiamo perdendo un sacco di persone. Che perché? Dice che i bagni pubblici sono troppo affollati. Io adesso l'ho costruito, mi dai il tempo. Cioè, abbassiamo le tasse al 10%, vediamo se ce la facciamo. Magari diventano più felici e ritorniamo un po' a salire, perché altrimenti qua è un po'... capito. Diventa un po' critica la cosa. Riesco a fare un'altra di quelle ruote idrauliche? Io come faccio a capire dove è acqua dolce e dove è acqua salata? Scusami, qua, perché qua è acqua dolce? Qua viene considerata come acqua dolce. Sì. Questa zona qui viene considerata come acqua dolce. Quindi mi sa che un altro bagno lo dovremmo fare sempre qua. Che peccato però, eh. Solo questa zona qui è acqua dolce. Sì. Quindi volendo potremmo anche espanderci in questa zona qui e fare un altro bagno anche da quest'altro lato. Volendo lo potremmo fare, sì. Facciamo costruire un'altra ruota qui. Allora, qui la ruota è ripresa a girare, infatti poi il campo qua ritorna ad essere fertile e gioioso, come no. No, sì. Cioè va e non va. Allora, lavoratore portuale, muratore, biblioteca, clerico, ingegneri idraulici. Li mettiamo un po' più giù, un po' più su dei vigili del fuoco. Però poi se si incendiano le cose come adesso, in questo momento, non ci sono i vigili del fuoco. La felicità è molto alta. Alziamo le tasse al 15%, dai. Ok, abbiamo 392 cittadini e 393 letti, quindi... siamo messi abbastanza bene. Allora, è arrivata l'ora anche di chiudere questa zona. Qui hanno fatto il fossato. Posso chiudere qui? No, però. Dobbiamo iniziare a usare di nuovo il legno. No, aspetta, aspetta, aspetta. Non fare niente qua. A questo punto me ne vado diritto. Perché qua, fin quando ci sono i lupi, io non posso costruire. Facciamo una cosa per volta. Piccolina, piccolina, così. Qui c'è la strada, quindi posso demolire. E magari mi fai un bel cancello bello di pietra. Almeno qua me lo fai di pietra, no? Qui sopra voglio un altro cannone, anche da quest'altro lato. Così vediamo adesso cosa ci fanno. E magari una torre qua. No, mettiamola qui, nell'angolo. Però voglio alzare. Troppo basso. Vediamo quanto più alto è possibile e poi ci mettiamo sopra quello. E qua costruiamo le case, solo che c'è questa... dobbiamo usare il ponteggio delle rimozioni che comunque ci costano i tools, che al momento noi non abbiamo. Bene. Volendo potremmo anche buttare giù questo muro, però lo tengo per un'ulteriore difesa. Con un'ulteriore difesa. Allora, acquista i tools, adesso me li prendo. Una ventina, 140 di oro, costa... ah, io devo fare completo acquisto, altrimenti non funziona. Cosa mi potrei vendere? Un po' di cibo di maiale? Facciamo un 20. Non mi dai proprio niente, quindi vai via. Basta, non voglio più niente. È caro. Ok, qui abbiamo chiuso, quindi potremo difenderci così. E iniziare a costruire qualcosina. Prima però voglio rimuovere questo. Grazie. E facciamo un bel po' di case qui. Allora, io farei una bella strada proprio dritta, dritta. Anzi, non proprio dritta, fino qui. Vorrei fare anche una bella piazza. Magari qua al centro. È un bel maniero qua, ci sta, proprio bello preciso. Sembra fatta apposta.
così. 2 e 3. Ok, demolita quella zona lì. Una casupola qua che rimane un po' di spazio. E dobbiamo fare anche qualcosina per magari chi non ha tutti questi soldi. Magari metterei uno così. Un altro qua. 3 e la strada. 2 e 3. Un pozzo, lo sto dicendo, voglio costruire un pozzo e si incendia. Allora a questo punto, questo demolisci. Ci facciamo il pozzo lì. Perché non mi piace un pozzo qua in mezzo. Faccio un pozzo lì. Un altro maniero qua. Altri due casolari. E un paio di casupole qui. Allora, questa strada è collegata così. Cosa potremmo metterci qua in mezzo? La taverna? Così loro sono felici. Perché avendo la taverna vicino sono felici. Una bella fontana. Proprio di lusso, sto facendo un quartino di lusso. Magari dei giardini qui in mezzo. Aumenta la felicità. Poi qualche volta vorrei costruire qualcosa proprio di bello, grande, cicciotto, carino, con tutti i giardini e quant'altro. Sarebbe davvero, davvero figo. Ci farei un'altra clinica e una biblioteca, vai. Mamma mia, proprio la biblioteca adesso non la posso fare più perché non abbiamo abbastanza pietre. Però tra poco le avremo, dai. E tutte casupole qua. Mamma mia, guarda qua che residence che ho fatto. Abbiamo 599 letti e già abbiamo occupato 401. Sono tristi perché dicono che i bagni pubblici sono affollati. Io scendo le tasse al 10%. E dovremo iniziare, sì, a fare altri bagni pubblici, magari da quest'altro lato. Possiamo vedere se possiamo portare l'acqua senza fare un'altra ruota. E fare un altro bagno pubblico da un'altra parte. Però noi abbiamo visto che come pietra stiamo scarseggiando un po'. Dovremmo iniziare a distruggere qualche roccia qui e mettere un'altra miniera. Vediamo se lo possiamo fare, no? O si sono presi già tutti i tools. Si sono presi già tutti i tools, grazie. C'era una nave mercantile andata via. Ci sarà tra poco un attacco del drago. E quindi iniziamo a disboscare anche questa zona. Le pietre sono poche perché ho iniziato anche ad aggiornare tutte le strade qui. Aspetta, pausa. Attiviamo tutto. Porca miseria. Speriamo che non è troppo vicino il drago. Sono due draghi! Dio. Allora, io degli arcieri di questi li voglio mettere qua, che loro non hanno proprio difese. Infatti mi ero dimenticato di mettere le difese. Li voglio mettere adesso perché sennò mi dimentico sempre. Quindi metto uno qui. L'altro mi sta distruggendo questa zona qui. Comunque contro i draghi queste balistre sono le più potenti. Guardate qua quanta vita gli tolgono, proprio un sacco. Mentre le frecce pochissime. Ma guarda, non riesco nemmeno a uccidere. Dai, dai, dai. No, non ce l'ha fatta, è scappato. Intanto mi sta incendiando tutto. Ma sbaglio, è un drago morto, perché lo punto come se sta qua. Ma allora, un modo per ricostruire tutto è cliccare qui e selezionare tutto. Così se c'è qualcosa che si è distrutto, lui lo aggiusta. Ecco qua. Modo più veloce e rapido per aggiustare. Allora, sono di nuovo felici. Quindi aumento di nuovo le tasse. E qua mi hanno liberato tutto. Vediamo se riesco a fare un altro bagno pubblico. Mi manca la pietra. Bene. Allora, io non posso fare sempre sì che qua manca il ferro. E guarda qui quanto ferro c'è. Ma stiamo scherzando? I fabbri? Ci sono, sì. Ma se c'è tutto questo ferro, allora adesso con la funziona la seconda miniera, dobbiamo mettere un altro fabbro.
Invasione dei vichinghi però adesso. Ci attaccano di qua.